Sport, fair play e tanto divertimento nel ricordo di Paolo Rossi. Va in archivio la terza edizione del Memorial intitolato a Pablito, l'eroe del Mondiale 1982, che ha visto 16 formazioni giovanili italiane ed estere, professioniste e dilettanti, sfidarsi sui principali campi del Valdarno Aretino. È qui, a Bucine per la precisione, che Pablito aveva scelto di vivere insieme alla moglie Federica e alle figlie. Quest'anno a portare a casa la Coppa con il numero 20, il numero della maglia di Paolo, è stato il Real Madrid per il settore maschile. Era una novità di quest'anno la partecipazione delle squadre estere, assieme al Real Madrid anche il Porto e dalla Slovacchia lo Slavia Praga e il DAC. Mentre per l'Italia hanno partecipato il Milan, la Juventus, la Fiorentina, la Roma e le rappresentative dilettantistiche di Toscana e Umbria. Abbiamo visto tutti i ragazzi contenti, le società soddisfatte, è stato veramente un'esplosione di amicizia, di fair play, di valori, di tante cose, di sorrisi, ho visto proprio la felicità in campo, quindi questa cosa mi fa piacere associarla a Paolo, diciamo che siamo contenti, ecco, che fino alla fine si siano un po', capito, anche conquistati questo trofeo, una squadra insomma contro l'altra. Le società ci hanno chiesto di poter tornare, questo ci fa piacere, ci stanno scrivendo tante società che vogliono partecipare, le persone che hanno assistito alle partite si sono divertite, si è respirato questa atmosfera bella, positiva, e questo, ripeto, è impagabile tutto quello che abbiamo sentito e respirato. Altra importante novità di quest'anno è l'inserimento del settore femminile per volontà di Federica Cappelletti, confermata alla guida della divisione di Serie A femminile professionistica. Il torneo femminile è andato in scena a Badia Agnano ed era riservato alla categoria Under 17. A portarsi a casa la vittoria l'Arezzo Calcio Femminile, che in finale ha superato il Chievo Verona Women. Alla fine è stata una festa per tutti, calciatori, staff tecnico, genitori, e chissà che tra questi ragazzi e ragazze non ci sia un futuro campione o futura campionessa. Di certo, per diventarlo, si deve esserlo anche fuori dal campo, proprio come Paolo Rossi ha sempre dimostrato. Paolo, come me, d'altronde siamo cresciuti col calcio, perciò ci piace il calcio in generale, perciò sia quello femminile sia quello maschile, soprattutto a livello di ragazzi. E sono molto entusiasta di questo torneo, perché per organizzare un torneo del genere ci vuole tutto l'anno praticamente, e io ringrazio Federica per l'organizzazione e il portare certe squadre di livello internazionale anche qui a Bucine, certo. Appuntamento al 2025 con una manifestazione destinata a crescere sempre di più. In tre giorni, quattro giorni è tutto il fulcro del lavoro, il risultato del lavoro, ma c'è un lavoro iniziato già un anno fa e noi già stiamo lavorando idee e pensieri per la quarta edizione del maschile e la seconda edizione del femminile. E la nostra intenzione è quella di crescere ancora come numero, allargarci, però ecco, questo si scoprirà più avanti, però c'è un lavoro dietro molto importante che nasce da un anno prima. Amore!